Ciao, sono Beatrice e vi presento il calcio che mi piace di Simone Tofa. Il calcio che mi piace, una panchina dove sedersi al sole e parlare del calcio dei bambini condividendo idee e proposte didattiche. Oggi mi trovo insieme a un mio carissimo amico, un allenatore di calcio. Abbiamo fatto il corso tanti anni fa insieme, abbiamo avuto la fortuna di conoscerci per la prima volta durante il corso UEFA qui a Roma nel 2000, tu dici 2005, io mi ricordo il 2003-2004, forse poi gli anni passano. E comunque ultimamente diciamo che ho avuto modo di rincontrarti. Io vi volevo presentare Lamin Zemuri. Ultimamente ci siamo incontrati in una bellissima location per la presentazione di un libro, e io vi volevo presentare appunto Lamin perché secondo me è un allenatore che ci può assolutamente dare un importante contributo dal punto di vista calcistico. Lamin, noi siamo all'interno di una radio web, e questa puntata del calcio che mi piace la volevo dedicare espressamente a una cosa che ne ho sentito parlare durante questa presentazione del libro, che a me è piaciuta tantissimo, e quindi volevo dare a te la possibilità di raccontare la tua storia. Innanzitutto, Lamin, chi sei? Allora, buonasera, sono Zemuri Abdelkader, chiamato Lamin. Quindi sono un allenatore professionista UEFA, ho giocato a calcio sia in Algeria, categorie giovanili Serie A, poi Serie B, e poi ho chiuso con la Serie C, e poi sono venuto in Italia dove ho fatto tutti i miei diploma come allenatore. Ti volevo parlare di questa quarta fase, che l'abbiamo chiamata quarta fase soltanto perché esiste nel calcio, visto che nel calcio ci sono tre fasi. Il fuorigioco passivo esiste, abbiamo potuto dare il nome quarta fase perché si parla tutto del fuorigioco passivo. Durante una partita tra Barça e Bayern nel 2015 ho visto un'azione tra Neymar, Messi e Suarez dove Neymar è andato in fuorigioco. Da lì ho iniziato a sviluppare questo tipo di ragionamento finché ho trovato che si può sviluppare
proprio una costruzione, uno sviluppo, una zona rifinitura e un attacco alla profondità chiamata quarta fase. Quindi noi mandiamo i giocatori in fuorigioco volutamente per ingannare la difesa e poi partiamo col giocatore che è in posizione regolare. Allora, Lamin, già secondo me hai detto delle cose fantastiche. Tu parti da una tua osservazione, quindi secondo me, spesso ne abbiamo anche parlato, un bravo allenatore deve avere anche una buona qualità di osservazione, e attraverso questa tua osservazione hai notato questa, sì, questa possibilità di creare nuove strategie di gioco. Sì, l'osservazione per un allenatore è molto importante. C'è chi magari osserva, c'è che magari vede la partita in un altro modo, c'è che è teso durante la partita, deve rivedere comunque i video. Ci sono delle differenze. Allora, questa osservazione veramente si fa durante tutte le partite che io parlo di me, osservo le partite, anzi le guardo con altro occhio, proprio vedo proprio le giocate, poi le rivedo per vedere la situazione bella che mi è piaciuta, se è stata veramente fatta volutamente o proprio sui giocatori bravi che la fanno proprio lì sul campo. Quindi tornando alla quarta fase, quando ho visto questo triangolo tra Neymar, Messi e Suarez, non l'hanno fatto apposta, perché, che mi ricordo bene, Neymar ha chiesto l'1-2 a Messi, Messi non gliel'ha ridata la palla, Neymar è andato in fuorigioco, dopodiché Messi mandò Suarez in posizione regolare, però il gol l'ha fatto Neymar, che è tornato in gioco. Da lì ho una fatto una combinazione, sì, ben studiata questa. Loro lo fanno perché loro sono fuori classe, okay, cioè loro leggono le situazioni. Loro l'hanno fatto. Sì. Quindi la palla ce l'aveva Messi. Okay. Neymar ha chiesto l'1-2, è andato fuori gioco, Messi non gliela dà. Ha aspettato l'inserimento di Suarez, quindi lui è intelligente e l'ha messa tra i difensori. I difensori giustamente si sono fermati perché Neymar stava in fuori gioco. È entrato Suarez, certo, capito quello che sulla radio magari verrà meno. Ma la facciamo anche, la possiamo anche far vedere questa cosa, e assolutamente poi la possiamo anche far analizzare. Se tu poi ci dai anche il contributo video, possiamo andarlo a rivedere benissimo, perché secondo me questa è una cosa molto interessante, perché comunque qui c'è una osservazione di un allenatore che hanno dato un qualcosa che magari in quel caso tre campioni hanno messo in atto, con anche i difensori comunque che erano a livello altissimo, quindi e quindi questa cosa diventa forte nel momento in cui stiamo parlando di altissima qualificazione, di giocatori atleti che comunque sviluppano delle capacità incredibili, tecniche incredibili, che comunque vanno in difficoltà con questa cosa. Mi immagino in una realtà dove io, lavorando nei settori giovanili con i bambini e con i giovani, questa cosa fosse un qualcosa di su cui ci si può lavorare. Come no, certo, perché dall'età di 14 anni, penso, il giocatore può ricevere questa piccola informazione, certo, data a piano piano. Quindi spiegando che non è una legge, non è una tattica ferma con le regole, è soltanto un'opzione in più. Si può parlare di strategia? Sì, sì, per i grandi sì, perché se noi la facciamo è proprio per vincere la partita. Certo, un'arma importante. Un'arma molto importante, perché adesso le squadre sono professionistiche, sono quasi tutti alti, cioè giocano con la difesa alta. Abbiamo visto anche quindi, questi giorni. Sì, quindi bisogna sfruttare questo tipo di ragionamento del fuorigioco passivo al massimo, perché ci darà veramente grandi soddisfazioni. Grandi.
Una cosa, Lamin, io occupandomi spesso proprio di formazione sugli allenatori, no? Tante volte sul campo. Scusami, posso? Sì, mi sono dimenticato una cosa. Allora, sui giovani, siccome questa fase parte da dietro, noi chiediamo sia ai grandi che ai giovani, e specialmente ai giovani, di cercare di creare la superiorità numerica. Se noi creiamo la superiorità numerica, vuol dire che questa fase, la quarta fase, è positiva. Certo. E la possiamo fare. Se non riusciamo a creare la superiorità numerica, vuol dire che questa fase non si può fare. Si può mettere, eh. Ok. Perciò, se stiamo parlando dei giovani, lo sai, Simone, che per creare la superiorità numerica hai bisogno di tanti movimenti, certo, tanti smarcamenti. Certo. E quindi va bene per i giovani questa. Certo. Quindi stiamo parlando veramente della tecnica tattica. Ma anche tanta un aspetto emotivo importante, perché la superiorità numerica la crei attraverso un dribbling riuscito, sì, un movimento tra le linee, un attacco dello spazio, una capacità di capire quando, dove e perché devo andare in quello spazio per poter ricevere la palla e mettere il difensore in condizioni di essere in difficoltà nel decidere, perché comunque durante la presentazione del libro vedevo che veniva messo spesso l'accento su quell'aspetto decisionale, che è un attimo da parte del difensore che gli crei quel momento di totale indecisione. Indecisione, sì, perché una volta noi sappiamo che quando un giocatore avversario ha il pallone e può passarlo al compagno, noi difensori dobbiamo assolutamente coprire la nostra porta, quindi tornare indietro. Se invece l'attaccante o l'avversario è marcato, quindi si gira, vediamo la sua schiena, noi saliamo come difensore, dobbiamo salire, ok? In questo caso il giocatore che ha la palla, come si dice, questo è il cane che si morde la coda, così si dice, sì. Quindi il giocatore che ha la palla può fare il passaggio, però mi fa ridere perché il difensore non può tornare correndo indietro perché ci sono due giocatori, certo, fuori gioco, oppure uno in fuori, certo, gioco. Quindi l'indecisione del reparto, non stiamo parlando del difensore individuale, il reparto, loro vanno insieme. Quando il capo loro dà l'ordine, certo, di andare oppure no, di salire o no, sì, seguono tre, seguono uno o quattro, seguono, certo. Insomma, vedendo un giocatore in fuorigioco, hanno un minimo di indecisione. In quell'attimo il terzo nostro è già entrato. Certo, assolutamente sì. Quindi e lì diventi è una frazione di secondo. Certo. Adesso non la possiamo, come abbiamo detto, mostrare sulla radio, però... No, ma credo che sia molto chiaro, cioè proprio la nascita e l'idea di questo libro che hai fatto poi insieme al professor Ignazio Giolas, che, sì, noi abbiamo avuto come docente al corso UEFA qui a Roma, certo, quindi io, per me è stato anche un grande piacere averlo ritrovato qui a Roma e dopo tanti anni averlo ritrovato in grandissima forma, sempre molto forte dal punto di vista delle idee, preciso, coinvolgente, perché comunque ha fatto anche lui un intervento molto molto bello durante la presentazione del libro e ci presenta poi anche le varie possibilità, no, che noi dobbiamo avere. E io ti invidio il fatto che spesso a me mi viene anche la voglia spesso di dire voglio scrivere un libro, però poi mi manca quello spunto fondamentale, perché come è successo ultimamente, l'editore che io avevo presentato una serie di materiale mi ha detto non so se devi fare un'enciclopedia del calcio, devi fare mi ha detto ovviamente un romanzo, perché comunque io il calcio lo vedo come un'esperienza, il materiale è tanto, e la cosa bellissima che ho notato di questo libro è che è un libro proprio specifico, coinciso, che parte da un'osservazione, diciamo, acuta da parte di una persona che comunque lavora nel calcio come te, e che secondo me darà sicuramente tantissimi spunti, perché comunque quel tipo di strategia, quel momento in cui c'hai due giocatori che totalmente escono da una fase di gioco,
che poi rientrano perché c'è una combinazione di movimenti, di situazioni, di tutto uno sviluppo e diventa forte, perché secondo me è un qualcosa di veramente, cioè una cosa, come dice, semplice ma non banale, semplice ma non così, diciamo, semplicistica, è frutto di un'esperienza tua importante. Sì, allora io penso che questa quarta fase adesso non è una cosa mondiale, però io sono sicuro che dopo i mondiali parleremo del fuorigioco passivo, perché tante squadre magari professionistiche, la prima è il Barcellona, che vediamo che qualcosa fanno. Però attenzione, io non sto parlando, tu lo sai bene Simone, non sto parlando della serpentina, sì. E non sto parlando dell'inserimento. Sì. Cioè qui non è l'inserimento e non è la serpentina che fa l'attaccante da destra verso sinistra, sì. Entrando tra i difensori, entra, esce, ok? Qui è uno sviluppo per arrivare a mettere i giocatori in fuorigioco. Certo. È proprio uno sviluppo. Sì, sì. E ce l'hai fatto vedere poi attraverso, sì, una grafica. Sì, insomma... è semplicissimo. Creare una bella superiorità numerica. Una volta che abbiamo la possibilità di farlo, lo facciamo. Se invece la squadra, come tanti allenatori mi hanno detto, se la squadra ti aspetta, ben venga. Okay. Ho sempre campo, certo, io, ho il pallone io. Una cosa che tu hai parlato è comunque il modulo di base è un 4-3-3. Sì, allora io ho detto il 4-3-3 soltanto perché volevo mandare due giocatori in fuorigioco. Con due giocatori in fuorigioco i difensori hanno più difficoltà a capire se tornano oppure no, ok? Possiamo fare anche la quarta fase con altri sistemi di gioco, per esempio il 3-4-3, perché già parti con tre difensori, se ti ricordi i due li allarghiamo e il terzo difensore lo mettiamo come mediano basso. Certo. Questa è una soluzione, e quindi c'hai già gli esterni alti e c'hai tre attaccanti, due, certo. Capito? Quindi si può fare anche con altri sistemi di gioco scegliendo i giocatori, certo. Per esempio il terzo difensore centrale deve avere i piedi buoni, certo. Quindi è lui che parte con l'azione. Diciamo la costruzione al basso per creare questo gioco subito. Anche gli esercizi, c'è una particolarità che io non ho detto anche in presentazione, perché certe cose magari uno se le dimentica. Per allenare questa quarta fase, se tu sai, nel calcio iniziamo con l'uno contro uno e il due contro due. E poi partiamo 2-1, via via. Questa inizia con il 3-1, 4-2. Quindi superiorità numerica. Assolutamente, perché noi, uno deve dare la palla, uno la passa e uno sta in fuorigioco e uno entra. Quindi uno c'ha la palla, uno va in fuorigioco e uno va in posizione regolare. Iniziamo ad allenarla con 3. Certo. Non con 2, con, certo. Assolutamente no, con 3. Sì. Quindi gli esercizi abbastanza... sono sempre 3-1 e via così. Okay. Mi viene in mente una cosa che io tanti anni fa, attraverso uno dei miei grandi maestri, Massimo De Paoli, si parlava dei movimenti in castello. Non so se tu hai mai visto questo modo di lavorare dei giocatori all'interno di uno spazio, sull'entrare e uscire di questo spazio, e soprattutto su quello che veniva chiamato un clamore oriente attacca occidente. Mi viene in mente questa cosa, perché nel momento in cui questi giocatori vanno in fuorigioco, sì, fanno un clamore particolare nei confronti dei difensori, sì. Cioè i difensori immagino che dicono questi in dove vanno, sto tranquillo perché comunque stanno in fuorigioco. Comunque l'arbitro nel momento in cui nel momento in cui loro sono tranquilli c'è una situazione di gioco che mi va a fare un attacco dalla parte opposta, che poi mi mette in gioco questi altri due giocatori, e lì ormai, come si dice, c'è la linea della morte, sei fatto, perché ormai quando la palla ha superato la linea dei difensori, quelli degli attaccanti che ti vengono alle spalle,
tu ormai non hai più scampo. Quindi questa cosa mi viene a mente perché poi, avendo fatto un grosso lavoro sugli spazi di gioco, quindi sul come gestire i giocatori dentro e fuori uno spazio, questa cosa mi stimola molto. Allora, Simone, se ti ricordi, non abbiamo visto solo il Barça. Allora, abbiamo visto il Barça che l'ha fatta non volutamente, poi abbiamo visto la Roma che l'ha fatta non volutamente, abbiamo visto il Napoli che l'ha fatta non volutamente. Sì, è vero. L'ultima abbiamo rivisto il Barça contro la Roma, Roma-Barça, sì. E lì mi è venuto il dubbio che questo allenatore sta cominciando a fare questa roba qua. È vero. E quindi ecco perché io volevo che qua in Italia la usiamo prima noi, così magari prendiamo il tempo alle altre nazioni. Certo. Ma no, ma se poi io questa cosa l'ho detto, da quando l'ho vista, il libro, non ti nascondo il fatto che già l'ho terminato. Già l'ho letto tutto, perché comunque è un libro dove c'è una bellissima grafica, quindi spiega benissimo tutte queste situazioni dove si vanno a creare queste gestioni della palla, dei giocatori. Quindi devo dire che è un libro, secondo me, ben fatto e di facile utilizzo proprio nella comprensione. Quindi diciamo che è stata un'ottima intuizione, e di questo mi piacerebbe poi comunque creare anche un qualcosa, perché, come ripeto, io lavorando con i giovani mi piace vedere i giocatori che giocano. Il professor Argiolas ha detto una cosa bellissima durante la presentazione: in campo bisogna giocare, non guardare. Sì. Quindi quando io ho giocatori che sono completamente inseriti nel gioco, allora vuol dire che il lavoro dell'allenatore è un lavoro fatto bene. Paradossalmente, questo non c'entra nulla, però te lo voglio dire, io insieme a Gianluca Ripani, che era anche lui, è stato ospite alla presentazione del tuo libro, abbiamo creato un'attività di gioco, sempre da una sua anche un'idea, una sua intuizione, ma poi io dentro questa intuizione mi ci trovo benissimo, perché comunque è il mio mondo, di far giocare dei bambini che non si conoscevano insieme, con squadre mischiate, dando possibilità a questi bambini di giocare, di avere un capitano e di giocare. Nella disamina tecnica e di osservazione, quindi torniamo nel discorso dell'osservazione di noi allenatori, che eravamo solamente posti fuori non per dare istruzioni, per dare soluzioni, ma per osservare i comportamenti. Io ho notato, ritornando al discorso tuo, ho notato forte il movimento dei giocatori senza palla. Perché questo? Perché giocavano bambini che non si conoscevano. E quindi si deve far vedere. E quindi il giocatore che dava la palla, per esempio io, Simone, do la palla a te, Lamin, non so se sei destro o sinistro. E quindi quando ti do la palla, per essere sicuro che quella palla non venga persa, io devo seguire quel comportamento tuo. Quindi ti vengo sempre vicino o mi metto a capire se tu col destro hai un movimento che può essere ancora più utile a me, oppure se sei lento, se sei veloce, se sei bravo sull'uno contro uno. Allora, far giocare bambini che in quel momento non si conoscevano è devastante, perché loro, ho visto che hanno una mobilità continua, hanno un'imprevedibilità clamorosa, perché lo sai che cosa succedeva? Che magari c'erano bambini che si muovevano anche al contrario e mettevano in difficoltà magari quelli che erano stati allenati per allenare la linea 2, la linea 3, la linea 4. Sì, è un discorso molto bello questo di mettere i giocatori che non si conoscono insieme. Questa è una sperimentazione stata fatta, davvero, però nasce da qui la possibilità di poter dare a loro degli strumenti per capire perché succedono le cose e perché delle cose non succedono. Sì, guarda, non si finisce mai di imparare. Assolutamente sì. Questa è. Lo sai perché te lo dico? Perché a novembre, mese di novembre 2017, sono andato in Algeria a fare uno stage per allenatori, e è venuto con me il prof Rotichani. Allora abbiamo fatto una esercitazione, l'abbiamo data in un modo. Loro, quando hanno cominciato a svilupparla, non hanno fatto la nostra. Io stavo per intervenire e il prof mi ha detto: Lamin, lascia perdere. Abbiamo lasciato loro, hanno fatto una nuova esercitazione, hanno tirato fuori una nuova esercitazione, sì. E io lì ho capito, anzi ringrazio anche il prof Rotichani con l'occasione, perché mi ha insegnato un'altra cosa, che non bisogna sempre intervenire, aspetta. Vero, aspetta, io infatti vero. Quando no, perché io dicevo non, cioè, è sempre da imparare, sì. Perché io stavo per intervenire, mi ha detto no, aspetta,
e alla fine hanno fatto l'esercizio, non il nostro, iniziato con il nostro, rimodulato, l'hanno cambiato, rimodulato. È andato bene, è finita la cosa, non ne abbiamo più parlato. No, ma infatti vabbè, parliamo del prof, quindi il prof sappiamo benissimo le capacità che ha il prof. Senti, hai appena accennato l'Algeria. Tu sì. Sei un allenatore algerino, tu. Io raccontaci sono, un po' io il, algerino. Ok, raccontaci un po' il calcio in Algeria. Algerino. Allora, il calcio algerino è molto tecnico. È il calcio, secondo me, che piace a te, imprevedibile. Ah, bene. Quindi il giocatore non sa quello che ti fa. Tu gli dai una tattica da fare, entra in campo e fa di testa sua. Non ti piacerà come allenatori, non ti piacerà come... Io ho fatto un'esperienza in Algeria per 3 anni in seconda divisione professionistica. Ho beccato una squadra, per fortuna, che la società non aveva tanti soldi, quindi non ha investito nei giocatori di qualità e quelli conosciuti, e io ho iniziato il campionato con l'Under 21. Siccome non erano conosciuti, per fortuna mia, mi hanno seguito, quindi ho iniziato, visto che ho studiato qua, ho iniziato a dare delle strategie, delle regole, come si muove, la fase difensiva, offensiva. Allora, quando ho cominciato a stancarmi, perché poi loro, l'invenzione loro viene sempre, certo. Non li puoi cambiare. Allora, che cosa gli ho detto? Gli ho detto, ragazzi, allora, da oggi in poi, io vi faccio conoscere certi movimenti a ognuno in campo, non parliamo più di, per facilitare i vostri fantasie, quindi fate soltanto il movimento che io vi insegno, certo. Così avrete la palla buona, certo. Per fare tutta la fantasia, per essere che più efficace, per creare la vostra, certo. Fantasia in un modo, perché se sbagli il movimento arriva la palla male, certo. E tu, la fantasia tua, l'imprevedibilità tua non vale niente, certo. Quindi io ti metto in modo con i movimenti buoni, lo strumento per esaltare quell'aspetto, sì, che era tutto qua, tutto qua. Poi ci siamo salvati sesti con giocatori veramente di 18-19 anni, ah, cioè avevamo solo 3 giocatori di oltre 25 anni. Senti, ma l'Algeria sta ai mondiali, così tanto? No, quest'anno no. No. Quest'anno no, noi. Sì, vabbè. No, vabbè, però adesso sto pensando adesso a un mese dai mondiali. Sì, perché a me dispiace per l'Italia, perché dispiace e non dispiace. Allora, se dispiace perché vivo qua e sono comunque tifoso dell'Italia, calcio, sempre, e non mi dispiace per rendersi conto che il calcio italiano stava in declino e non se n'è accorto nessuno. Quindi è una cosa comunque che fa riflettere. Io penso che l'Italia ritornerà sempre competitiva e facendo le cose giuste, come ha fatto la Spagna, come ha fatto la Germania, punto e basta. Loro hanno aspettato 10 anni per uno, certo, e hanno fatto il loro, certo. Calcio, hanno vinto. L'Algeria manca, allora lo ridico un'altra volta, la cultura tattica non esiste. Non esiste. È un calcio molto tecnico, la tattica è, sono le grandi linee, allora, mettetevi così, attenti a quello, quell'altro, ecco come si gioca questo sistema, non è proprio non è come la vedono in Italia, io ho visto qua il calcio. Cos'è che manca all'Algeria per poter mettersi in un profilo importante? Secondo me un allenatore italiano. Beh, c'è stato ultimamente, no? No, mai. No, mai, davvero? Mai, mai. Mi sarebbe piaciuto vedere, anzi... Beh, ci sei stato te però, insomma. No, io che c'è? Però sto parlando della nazionale. La nazionale comunque deve avere tanta esperienza. Parliamo della nazionale, non parliamo di allenatori, parliamo di CT. Beh, certo. Quindi che ti arrivano giocatori già a posto. Quindi quanti giocatori algerini giocano in Europa? Tanti. Maggiormente in quale campionato?
Inglese, francese, francese di più, però inglese, italiano. E a che età cominciano ad entrare in questi palcoscenici europei? Giovani? Ah, giovani, perché vanno o sono cresciuti in Francia oppure in Italia. Adesso vediamo pure quello del Napoli, c'è uno al Milan che mi ricordo il nome, c'è uno al Genova, ci sta Maresa che magari lo portasse alla Roma qui, che sì. L'anno scorso non ce l'hanno fatta con i soldi. Sì. Quello è un giocatore veramente forte, tecnicamente forte, quello ti salta l'uomo, quello ti fa la differenza numerica. Quello veramente assolutamente lo salta, superiorità sempre. Sì, ti salta l'uomo, quindi assolutamente lo salta. Superiorità sempre. Sì, ti salta l'uomo, quindi. Questo il giocatore algerino è, se posso fare l'esempio, tipo l'Inter. Sì, ho capito. Tutti bravi e ognuno gioca come gli pare. Come, per conto suo. Sì. Senti, Lamin, allora io innanzitutto ti ringrazio perché comunque anche questa volta ero certo che da questa chiacchierata, perché comunque io ripeto sempre, il calcio che mi piace è una panchina al sole, noi siamo seduti qui su una panchina, davanti a noi c'è un campo verde vuoto, pieno di non ci sono bambini, ragazzi che giocano, ma ci sono tanti uccelli, tanti piccioni e tanti gabbiani che pascolano su questo prato verde. Mi piaceva appunto incontrarti, farmi questa bellissima chiacchierata con te, perché credo che chi ascolta, e sono tanti le persone, gli allenatori, gli appassionati, tutti coloro che seguono la radio Bell'Età, mi piaceva dare visibilità comunque alla tua esperienza, soprattutto da persona veramente che io stimo tantissimo e da allenatore preparatissimo. E un'ultima cosa, il futuro per te da allenatore o da persona che fa un certo tipo di cose nel calcio, di attività nel calcio, che cosa farò nel che futuro? Cosa farà nel futuro? Beh, il campo è la cosa che piace a tutti, penso, no? Certo. Io penso che quest'anno sicuramente ritornerò in Algeria per allenare, forse in Serie A o in Serie B. Basta che ci sarà un progetto, perché mi piacciono i progetti, certo. Sennò il tuo lavoro non si vedrà mai. Un anno non è sufficiente per esprimere il tuo lavoro come vuoi. Se non ci sarà un progetto serio, continuerò a fare esperimenti con i giovani, rimango qui in Italia, a Roma, e sicuramente allenerò i giovani da qualche parte, ma comunque il campo è il nostro habitat naturale. Certo. Volevo dire soltanto una cosa su di me, caratteristica come allenatore: la cosa che mi piace di più è verticalizzare il gioco. Bello, assolutamente d'accordo, perché comunque è una di quelle fasi che dà tanto, cioè per arrivare a verticalizzare c'è tutto un lavoro prima, fondamentale, quindi non è solo il calciare la palla avanti, ma è proprio mettere un contesto, un concetto, soprattutto ai giocatori, nell'attaccare quel famoso spazio che è quello che va dai difensori alla porta, no? Che credo che sia poi importante appunto per poter ottenere dei risultati forti dal punto di vista anche del gioco, perché comunque io te lo dico così, parliamo, perché queste chiacchierate mi piacciono molto. Verticalizzare vuol dire stare vicini alla porta. Assolutamente. Allora, ti do la mia ultima osservazione che ho notato. Ultimamente c'è stata la partita Juventus e Napoli, partita fondamentale, no? Nel campionato nostro italiano. Sì. E il Napoli ha giocato quasi sempre questi stessi giocatori, quindi a fine stagione, dopo una cinquantina di partite, dopo una stagione abbastanza stressante, arrivare a fare la partita più importante, sotto di 4 punti, a Torino con la Juve che non ha mai perso in casa, insomma, è una cosa importante. Il Napoli è andato lì e ha aggredito la Juve a tutto campo. Allora, io ti dico la mia osservazione per arrivare ad avere giocatori che hanno quell'impostazione mentale per fare quel tipo di partita e andare a vincere una partita che forse gli ha aperto in campionato, non si sa, però intanto gli ha aperto una possibilità nuova, che erano 8 anni che in Italia non c'era questa possibilità. Lo sai qual è stato l'aspetto mentale forte, secondo me? Il fatto che l'allenatore gli ha inculcato il fatto che più siamo vicini alla porta,
e prima andiamo a fare gol. Quindi la porta è un qualcosa che aumenta l'attenzione, l'emotività, il fatto di essere più proprio più squadra nel poter raggiungere un obiettivo. Certo. E io nelle mie attività le porte sono sempre presenti, nelle attività tecniche, nelle attività tattico individuali, nelle attività di giochi di possesso, nelle attività di partite strutturate, nelle attività tecnico-gestionali sul gesto tecnico. Perché questo? Perché ti dico, se io faccio un gioco di possesso con le porte e ai difensori dico soltanto non andare solo a rubare palla, vai a fare gol, cambia il loro aspetto mentale. Assolutamente sì. Sono perché d'accordo. Non è che tu devi correre dietro al pallone per rubarlo. Poi che ce fai? Non si sa. Io ti dico, vai a fare gol. Allora, gli attaccanti che hanno la palla, paradossalmente sono i difensori. Assolutamente, perché è un'esperienza che anche con i giovani ho notato, quando tante volte poi quasi non l'ho fatto più, quando gli dice i difensori vanno a fare la meta, no? Che sì, mettono la palla sì, sulla linea mediana, già ti guardano male sì, perché pure loro vogliono fare gol. Certo, lo sai, ti dico pure una cosa, Simone, che forse non lo so se tu la sai oppure no. Lo sai il rumore del pallone rete è sì, una sensazione incredibile. Beh, certo. Il rumore che poi determina. È incredibile, è un rumore. Non lo sentono tutti, lo sente l'attaccante sì, sì, e pure il portiere. È un rumore molto, molto, molto speciale. Ecco perché la porta sì, attira, sì, capito? Certo. No, mi ha dato già l'idea per l'ennesima puntata del Foro del Calcio Piace, appunto, dei rumori che si vivono dentro un campo di calcio. Ed è questa una cosa fantastica. Lamin, io ti ringrazio, vedo che ti stanno chiamando, che è qualche squadra algerina che ti chiama. Io dalla Sardegna, bene. Io ti ringrazio, Lamin. Per me è stato un grande piacere e un onore averti ospite qui alla trasmissione del Calcio che mi piace su Radio Bell'Età. E un grandissimo saluto e un abbraccio da me. È un piacere tutto mio, saluto tutti quelli che ascoltano e quelle che mi hanno invitato, e Simone Toffa. Grazie a tutti. Grazie, a presto, ciao. Di una persona che ho avuto il piacere di conoscere quando ho iniziato a fare questo mio percorso da allenatore, formatore e istruttore nel 2003. Stiamo parlando del 2003, quindi 15 anni fa, e riuscii a entrare a fare il corso di UEFA B a Roma e ebbi come nel gruppo docenti il professor Ignazio Argiolas. Io oggi ho il piacere di trovarla qui, siamo in un ambiente molto particolare, siamo in una location fantastica qui all'ambasciata d'Algeria, dove tu, prof, hai presentato la tua ultima creatura, immagino, dal punto di vista delle tue competenze sì, calcistiche. Questa è una radio web, il calcio che mi piace. Io adesso volevo sapere innanzitutto da te, presentati, perché questa è una radio che viene ascoltata da 7,4 miliardi di persone. Questa è una cosa che io dico sempre, perché comunque è una cosa che dice oddio, che so tutta sta gente, però molti ci seguono. Devo dire che il direttore della radio, l'editore, il dottor Marco Zampetti, che mi ha dato la possibilità di scrivere queste pagine,
ne va fiero e quindi mi fa piacere poi condividere questo con tanti allenatori che ci seguono. Prof, chi sei? Io intanto sono Ignazio Argiolas, una persona che ha avuto l'opportunità di poter diventare allenatore professionista di prima categoria, Pro UEFA Master, il massimo livello esistente, e sono anche docente career coaching calcio e direttore internazionale, e questo mi consente di poter andare a testa alta, perché è la riprova che il calcio che ho cominciato a insegnare e che tu hai anche avuto modo di vivere in qualità di allievo, e che adesso mi inorgoglisce visto le tue utenze, i 7 miliardi. Sì, infatti. Perché si era sulla strada giusta, cioè il calcio è fatto per chi ha cervello, per chi può ragionare, col sussidio in regime di manifestazione di tutto quello che di fisico può avere. Assolutamente d'accordo. Oggi siamo qui per la sua presentazione di questo libro, scritto anche con un mio, diciamo, pari corso, un altro allenatore che ho avuto modo di conoscere durante il corso del UEFA, e Lamine Zemuri, e la quarta fase del calcio. La domanda è questa, prof: negli ultimi 15 anni, almeno da quando io ho iniziato questa professione, che la ritengo una professione, il calcio è cambiato. Lei come la vede questa prospettiva del calcio al momento rispetto al negli ultimi anni, anche dovuto a quello che è cambiato? Non siamo, quest'anno non partecipiamo ai mondiali. È un momento, in Italia è un momento molto difficile. Abbiamo non toccato, graffiato il fondo, ma questo può essere, non è un neologismo, è giornalistico. La verità è che non si insegna più calcio da diversi decenni e si paga dazio. E finché hai avuto ancora qualcuno che le scarpe le aveva risuolate, hai continuato a camminare. Poi, finita la risuolatura, non c'è più la mano d'opera che ti dà l'opportunità di avere la scarpa risuolata ancora, e il calcio sta morendo, e l'assente di lusso è proprio la tecnica calcistica. In questo libro che cosa ci insegna? Ma questo libro ci insegna che intanto per giocare al calcio ci vuole la fase di possesso, la fase di non possesso, la transizione, e poi al di là del terzo tempo che esiste per fare uno spuntino e per socializzare, c'è una quarta fase, cioè quella fase nascosta che era dietro un dito, però quel dito forse era troppo grosso, nessuno l'aveva notato niente. La verità è che dietro, che cosa facciamo dietro la difesa? Cosa succede alla difesa? È terra di nessuno? È terra di chi arriva per primo? Ecco, come tutte le parti del campo, anche quelle parti di campo dove la difesa è uscita, ha lasciato in fuorigioco l'attaccante avversario, è terra di tutti. Troviamo il modo di rendere utile il fuorigioco passivo. Cioè tu sei lì, non muoverti, rimani in fuorigioco, noi facciamo finta di essere in inferiorità numerica, continuiamo a giocare, e quindi per continuare a giocare vuol dire cercare di allargare le maglie della difesa avversaria, andare sulle fasce laterali per poi servire, dare un servizio a chi arriva in contributo da dietro, dalle retrovie, per poter anche finalizzare, oppure comunque ricevere e mettere in gioco quelli che poi erano definiti fuorigiochisti. Naturalmente questo richiede una competenza forte da parte dell'allenatore. Beh, l'allenatore, allora devo dire una frase a me tanto cara, l'ho messa per iscritto, bisogna sapere, saper fare, conoscere, sapere, saper fare, per saper far fare. E questo vuol dire che l'allenatore che non ha nel suo percorso seguito una linea di formativa come il settore tecnico in primis ha dato, e che nei corsi UEFA B sono stati portati in periferia, ecco, gli allenatori devono assolutamente tornare alle origini, fare un mea culpa, ma non lavorare sulle vecchie glorie, perché quel vissuto se n'è andato, ma lavorare sulle fasce basse. E io
blasfemo e direi dai 4 anni in su, perché c'è la scuola dell'infanzia che non ha mai preso in considerazione la possibilità di fare attività motoria. Il calcio nasce come attività motoria. Chi non ha i requisiti di attività motoria non potrà assolutamente andare avanti e cercare chissà quale. Tanto per strada quelli bravi nascono da soli. Certo. Cioè quelli che calciano bene per strada, la differenza la fa che calciano bene quel gesto tecnico, ma non è detto che abbiano la coordinazione, certo, e tutti i valori necessari. Si dice che il grande allenatore comunque è la strada. Beh, la strada più che mai, la parrocchia, la strada, i campi sterrati, considerando che qualcosa c'è ancora di in erba che non hanno ancora pascolato e in sintetico perché non hanno ancora incendiato, il campo è aperto a tutte le soluzioni. E ricominciamo a partire, ripartiamo da quello che è il più a buon mercato, la strada. Si parla di gesti tecnici. In questo libro io ho visto anche alcune attività che avete svolto, no? Didattiche, tecniche, che sono molto interessanti. Il gesto tecnico è predominante in questa fase, no? Il gesto tecnico è la punta dell'iceberg. Certo. Cioè, se io non ho una solida base, quindi parlo di fondamenta, parlo di pilastri, parlo di qualcosa con cui costruire la mia azione, la mia squadra, il mio gioco. Quello che vediamo è l'espressione di un iceberg, è tutto sotto. Certo. Se sotto non c'è niente, si rovescia e la punta va. E un'altra cosa che io ho notato che potrebbe essere molto importante su questo aspetto, anche l'aspetto emozionale. Emozionale, sì, perché chiamiamolo anche affettivo. Sì. Bisogna tornare intanto ad amare il gioco. I bimbi di oggi, i ragazzi di oggi sono allontanati troppo dal gioco, sono più portati a chi fornisce soluzioni. A eseguire in forme telematiche, in forme distaccate. Non si gioisce se si fa un gol, ma quando è vero, mai? È vero. Ma quando mai? Sembra normale. Allora bisogna rifare i trenini, bisogna fare nuovamente i canguri, fare i conigli, tutto quello che fa contatto con l'idea dell'universo che ci circonda, il mondo che ci circonda, che non è fatto di tastiere, è fatto di cose belle che possono arricchire il tuo bagaglio esperienziale e attraverso il quale tu puoi esprimerti in tante componenti, e una di queste è lo sport. Prof, una cosa che io mi sono sempre chiesto, che poi anch'io in questi 15 anni, diciamo, della mia attività ho cambiato molte volte il mio punto di vista, no? Anche l'orizzonte si è sempre di più, diciamo, avvicinato, ma poi si allontanava perché le idee erano sempre tante. Tu come docente, come insegnante, come maestro di calcio, e di calcio ne hai visto tanto, vedi ancora prospettive di idee, di prospettive nuove per portare, che ne so, qui si parla del calcio del 2000, scuola calcio o del 2030, no? Sì. Lei ha un'idea su questo? Sì, ce l'ho. I più bravi ad allenare i piccoli. E lasciamo ai manager di fare chi vuole, i primi, i grandi, prendeteli. Tanto non comanda nessuno, comanda il dio denaro, comanda la raccomandazione, comanda lo sponsor. Ma dove vogliamo andare? Tutti gli allenatori più bravi con i giovani. Io comincio. Mi date una squadra di 4 anni? Ecco, è una richiesta. Chi me la trova, vengo senza problemi. Beh, io a Roma la vorrei sinceramente molto, molto volentieri, perché comunque è vero, è una grandissima verità questo, perché spesso proprio quei più piccoli ci sono quelli rimediati, no? A costi zero, così, per tenere in campo 10 bambini, sapendo che quei bambini stanno facendo solo del male. Sì, sì, bisogna aprire gli occhi. Occhio, si dice, no? Come si dice? Occhio. Ecco, occhio, perché i bimbi sono scaltri, sono furbi e sono molto preparati. Hanno semplicemente bisogno di esempi. E l'esempio vale più di 1000 parole. Assolutamente. Quindi i più bravi vanno con i piccoli e danno l'esempio, e poi dai più piccoli imparano la gioia di vivere e di crescere. Assolutamente d'accordo. Prof, io avrei da farti tantissime domande.
perché so che ultimamente stai facendo un percorso importante anche sul Corber. Io ho avuto ospite anche Claudio D'Ulisse, sì. E sabato scorso era un incontro suo che parlava specificamente del primo tocco, quindi ti dico anche poi a me le richieste che mi fanno tanti allenatori quando mi chiedono a me le cose su tante cose per poi parlare di... Okay. Lunga vita. Ciao Gio, ci vediamo. Grazie, è stato un piacere mio, Complimenti, mister, grazie. Piacere. Complimenti, veramente. Complimenti, grazie. E quindi no, una cosa che volevo chiedere, perché lei si sta occupando adesso di questo progetto col Corber, sì. E noi abbiamo avuto ospite qualche tempo fa anche Claudio D'Ulisse e ci ha dato molte informazioni. Lei su questo percorso cosa ci sta mettendo della sua esperienza all'interno di questo importantissimo progetto? Prima di tutto la biomeccanica, okay. Il gesto tecnico, la sequenza biomeccanica, la catena, gli anelli della catena importanti per che cosa? Per la correzione che è indispensabile perché i bambini non hanno a scuola nessuna sponda di sostegno, non c'è l'istituto scolastico in difficoltà, l'istituto famiglia è in difficoltà, l'istituto calcio è in difficoltà, allora se vogliamo aiutarli dobbiamo dare l'opportunità di avere un valido sostegno e un esempio da seguire. Assolutamente d'accordo. Io mi ricordo che lei durante il corso a noi si metteva in piedi sulla scrivania. Sì, perché... Se lo ricorda, certo, questa cosa? La regola è un principio, non può essere una regola rigida, deve essere principio. Cioè, la regola non può esistere. Io dico sempre, se la macchina è in divieto di sosta, il regolamento dice che io ti devo sanzionare la multa. E tu dici, c'è il mio bambino, la febbre, dovevo prendere le suppostine o altro. Ma la regola è regola. Il principio invece è elastico, certo. È adattabile, è insomma, utilizzabile, modificabile perché tu capisci e quando hai capito e individuato l'errore lo porti a prendere coscienza del proprio errore e allora scatta il servomeccanismo della correzione. Certo. Abbiamo dato il servofreno, il servosterzo alla macchina, li abbiamo noi il servomeccanismo. Certo. Stimoliamo il servomeccanismo. Ecco, io sono un maestro di servomeccanismo. Sì, infatti questo me lo ricordo benissimo. Prof, io ho visto che tu anche stai facendo un percorso che non c'entra nulla col calcio. Me ne parli un po', perché io ho letto delle cose bellissime. Del benessere attivo e vegetativo. Sì, sì. Me ne parli, perché ho visto che... Io ho compiuto 69 anni il 1 aprile, quindi sono un vecchio, no? Allora, vecchio lo dico perché... Sì. Sto parlando con una voce esterna, sì, non con me stesso. Sì. E cosa succede? Succede che io mi devo preparare sempre, devo essere pronto per i miei interventi in campo. Io mi preparo l'estate, mi preparo per l'inverno, no? Faccio il contrario di chi va in letargo d'inverno per poi uscire d'estate. E ho detto a degli amici ex atleti, allenatori più grandi di me, io devo fare della ginnastica a contatto con la natura, unico antidoto allo stress senza prescrizione medica, no? Vi va di fare un po' come, e così abbiamo fatto e la cosa era bella già da subito, era bella perché siamo andati a contatto con la natura, poi era bella perché abbiamo sono riuscito a far riscoprire quel vissuto ormai coperto di cenere, che quel bagaglio esperienziale che si era avuto, che si stava trasformando in solitudine, in isolamento, in qualcosa che non può, una panchina dei giardini pubblici non ti può dare, certo, l'emozione che stiamo vivendo. Certo. E lì è nato un progetto che ha preso il mio nome, Progetto Arciolas. Ma non gliel'ho dato io, perché questo progetto l'ha voluto presentare una relatrice internazionale, la Fresina, dell'Università di Padova, che l'ha presentato, mi ha chiesto di presentare in anteprima a New York. L'ha presentato e poi ho detto, come si chiama? Il progetto Argiolas. Il progetto Argiolas prevede benessere attivo e vita attiva facendo le cose che ti garantiscono la quotidianità.
lo stare in casa, stare in mezzo agli altri, socializzare, a contatto con la natura, non perdere, non farti prendere dallo sconforto. Quindi è biopsicosociale. Quindi non c'è una psicologia, c'è la socializzazione. Certo. È stato un exploit perché ho iniziato a fare i focus group, siamo in pochissimi a farlo in Italia. Focus group è un'intervista a 3-5 con maggioranza di donne, dove dai un input e devono parlare senza essere interrotti. Tutto viene registrato da due telecamere e un registratore. Tutto viene poi sbobinato e da questo sbobinamento che è stato fatto all'Università di Padova la prima volta nel 2012 risultano i problemi che tu vorresti risolvere, cosa vuoi affrontare, le negatività che possono diventare, tutte le negatività stanno diventando positività. Quindi le mie allievi hanno 89, 83, 90, 97 anni, cioè stanno tutte benissimo, non vanno più dal medico. Fantastico. Li mandano i medici ormai, me li mandano i medici. È una medicina vera. Sì, no, ma perché non ce l'ha bisogno? Ecco il serromeccanismo. Certo. Cioè, io l'ho sempre detto, coi piccoli, a una condizione adulti, riproporre il vissuto di quando eravate piccoli. Io ti do gli strumenti che conosci, il déjà vu, per cui tu non hai paura di un manico di scopa che usi per fare un gioco, non hai paura di una poltrona dove metti a pedalare un qualcosa che non è la bicicletta, perché la bicicletta ti rovina la schiena se hai problemi di schiena, invece qui tu sei bello rilassato e muovi le gambe. E così è. Grazie per l'opportunità, mi ha fatto tantissimo piacere averla ospite qui in questa mia trasmissione, ci tenevo particolarmente, spero di vederla presto. Ad maiore. Quest'estate però in Sardegna, quindi può essere pure che andremo grazie. A vederci qualcosa. Grazie a te, grazie a tutto il tuo vasto pubblico, la tua utenza mondiale. Grazie grazie. Just like a song, I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said. All'ascolto di Radio Bell'Età, la radio dell'età più bella, abbiamo trasmesso Il calcio che mi piace, pillole di formazione sportiva con Simone Tofa. Grazie e continuate a seguirci. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Ascolto Radio Bell'Età. Ciao, io sono Riccardo, ascolto Radio Bell'Età. Ciao, sono Matteo, ascolto Radio Bell'Età. Ciao, sono Alessandra, ascolto Radio Bell'Età. Ciao, io sono Simone e sento Radio Bella. Radio Bell'Età. Ciao, sono Leonardo, ascolto Radio Bell'Età. Ciao. Ciao, sono Ginevra, ascolto Radio Bell'Età.
anche noi sentiamo il calcio che ci piace. Benissimo. Di Simone campo. Dopo. Vai, Simone.